Poracci, stavolta vi ho messo di fronte a uno degli arcade più trash di sempre, Bunga Bunga. Sofficino Action, grandissimo Nick, è stato il più rapido di tutti a mettere anche il trattino, mentre un tavolo bello scrive Poroware Get Paint Together e vi consiglio di andare a recuperare le immagini del cabinato per capire quanto in realtà questo titolo sia molto accurato. Va bene, andiamo avanti. Ehi, ma che succede? Di che gioco si tratta? Ma è un gioco. Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. No, raga, mi sento male. Crashed our investor website. Ragazzi, mi sento male. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mentre mi sento male. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché parleremo del ritorno di Mario Golf su Switch, dell'annuncio del secolo che vede coinvolte Remedy e Rockstar e anche di un interessante sondaggio che mette in prospettiva il potere di Microsoft e del suo Game Pass. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a chiamare un dottore per soccorrere quel giovane streamer che si sta sentendo male e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi ovunque, anche sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Ieri abbiamo parlato di LEGO Star Wars, la saga degli Skywalker, un titolo che ha riscosso un grandissimo successo di critica. I dati però parlano chiaro, il gioco sta spopolando anche tra gli utenti. Il sito SteamDB ha tracciato dei risultati impressionanti per il nuovo titolo LEGO. Infatti a solo 2 ore dall'uscita, il gioco ha raggiunto un picco di oltre 82.000 giocatori simultanei su Steam, un numero che gli ha permesso di scavalcare, anche se per poco tempo, veri e propri giganti della piattaforma come Team Fortress 2, Rainbow Six Siege e Football Manager. Per mettere in prospettiva, il precedente record interno alla serie era stato registrato da LEGO Marvel Super Heroes, che aveva raggiunto poco meno di 6.000 giocatori in contemporanea. Si tratta di un incremento del 1200%, numeri che fanno girare la testa. E a proposito di giramenti, anzi direi di vere e proprie inversioni di marcia, è uscita una nuova patch di Gran Turismo 7, il cui obiettivo è quello di arginare l'abbandono da parte dei giocatori in seguito all'implementazione eccessivamente aggressiva di microtransazioni ed elementi simili all'interno del gioco. Quindi decade tutto il discorso del dobbiamo valorizzare ogni singola auto, lo facciamo per i collezionisti, e ora il nuovo update permette di ricevere ricompense maggiori alla fine delle competizioni, riducendo significativamente il grinding della valuta. Inoltre la soglia massima di crediti è stata incrementata a 100 milioni, semplificando di parecchio le strategie di risparmio. Ci sono anche altre novità, ma queste sicuramente sono le più importanti, che riscrivono in maniera netta la progressione all'interno di Gran Turismo 7. E per chiudere, sappiamo per certo che l'E3 quest'anno non si farà, ma come avevamo già accennato, questo non impedirà ai vari publisher di tenere indipendentemente i propri appuntamenti, o magari, chissà, qualcuno deciderà di affidarsi al contenitore proposto da Jeff Keighley. Ed anche, se nettamente in anticipo, THQ Nordic è la prima ad annunciare uno showcase dedicato interamente alle sue produzioni che si terrà il prossimo 12 agosto. Quindi sì, probabilmente quest'anno avremo gli eventi spalmati lungo tutta l'estate e non solo nel mese di giugno e inizio luglio. E a voi che ve ne pare di questa prospettiva? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e... ok, non lo ripeterò più, lo abbiamo capito che tanto ormai una volta a settimana Nintendo pubblica qualcosa di nuovo per far parlare di sé. Anche se questa volta non si tratta di qualcosa di interamente nuovo e non verrà pubblicato neanche questa settimana. Vabbè, ci siamo capiti. Sì, insomma, Nintendo ha comunicato quale sarà il gioco di aprile a entrare a far parte della libreria Nintendo 64 su NSO e si tratta di Mario Golf. Come scelta, sarò sincero, proprio non la capisco. A fine marzo, a metà aprile, mi sarei aspettato Kirby, una giunta perfetta per celebrare l'uscita della Terra Perduta. E invece no, il 15 aprile il primo Mario Golf sviluppato da Camelot tornerà a essere giocabile su Switch. Si tratta probabilmente di un titolo che non è invecchiato benissimo, ma a suo modo riveste una certa importanza storica. È il seguito di NES Open Tournament Golf, che in Giappone era conosciuto proprio come Mario Open Golf, e seppur non brilli, certo, per complessità del gameplay e contenuti proposti,
giochi. Si tratta di un divertente titolo arcade che ha gettato un po' le basi per i capitoli successivi. Proponeva anche una sorta di interazione con il corrispettivo uscito su Game Boy Color tramite Transfer Pack, ma conoscendo Nintendo, ovviamente non sarà stato fatto alcuno sforzo di rendere disponibili tramite emulazione delle feature corrispondenti. Comunque ad oggi si tratta di un titolo arcade, discreto, che in multiplayer può regalare un bel po' di divertimento, soprattutto nella modalità minigolf. Il titolo sarà giunto venerdì prossimo, ma a questo punto bisogna farsi una domanda. Tolti Kirby e Pokémon Snap, da luglio, cosa succederà al pacchetto aggiuntivo? Saranno annunciati altri titoli Nintendo 64? Magari nel Direct? Oppure proprio nuovi sistemi per il servizio in abbonamento? Ma soprattutto, Nintendo continuerà a aggiungere valore all'infinito senza togliere nulla? La vedo difficile. Va bene, passiamo a quella che per me è la notizia dell'anno, forse del decennio. È stato annunciato a sorpresa un remake di Max Payne 1 e 2, che guarda caso sono tra i miei giochi preferiti di sempre. E la notizia arriva con un comunicato a dir poco incoraggiante. Ormai è dal lancio di Control che stiamo vivendo una vera e propria rinascita di Remedy e non potrei che essere più felice di così. Dopo il mezzo passo falso fatto con Quantum Break e l'essersi allontanati da Microsoft, è incredibile come lo studio finlandese sia ripartito da zero per arrivare a un punto di arrivo nettamente migliore rispetto a quello dove si trovava una decina di anni fa. Non solo Control è uno degli action adventure più interessanti degli ultimi anni, ma l'avventura di Jesse Faden ha permesso a quel geniaccio di Sam Lake di gettare le basi per un universo narrativo espanso ed aprire le porte al ritorno di Alan Wake. E se Alan Wake 2 aveva già mandato in estasi i fan di vecchia data durante TGA dello scorso dicembre, è bastato l'annuncio del remake di Max Payne 1 e 2 per far crescere il sito di Remedy. Potrei stare ore a parlarvi di quanto siano stati importanti per me i due Max Payne, quanto siano stati fondamentali nella storia del videogioco e quanto ci sia bisogno di un remake in grado di aggiornare il motore di gioco oggi invecchiato malissimo. Sotto il peso degli anni si perde quell'impatto devastante a livello grafico che ebbe Max Payne e anche l'incredibile cinematograficità del secondo episodio si perde in una resa grafica non al passo con i tempi. Bisogna riscoprire questi due capolavori senza però stravolgerne la narrativa e per fare questo non poteva che esserci il team originale al timone. Sarà Remedy a gestire l'operazione di remake mentre Rockstar fornirà un budget pari allo standard delle sue produzioni AAA. Ho i brividi anche solo immaginando quello che ne potrebbe uscire fuori. Tra l'altro si tratterà di un capitolo unico che accorperà le due narrative, una scelta azzeccatissima visto che si soffriva tantissimo lo stacco temporale tra le due produzioni, nonostante si trattasse di due storie fortemente interconnesse tra di loro. Quindi siamo ancora lontanissimi dalla pubblicazione, a quanto pare hanno appena firmato il contratto e alle brutte non lo so se ne riparlerà nel 2026? Bisognerà pazientare, ma non c'è nessuna fretta. Abbiamo aspettato una vita. L'importante è che Max continui il suo viaggio nella notte. Ora, tanto lo so, nessuno di voi l'ha giocato, andate subito, recuperatelo, vedetevi i video, fate qualcosa perché va conosciuto. Max Payne, la storia. E chiudiamo poracci con un particolare sondaggio che è stato svolto negli USA e nel Regno Unito, i cui risultati mettono in luce un dato molto interessante. Il Game Pass fa gola a tutti quanti, anche ai giocatori Sony e Nintendo. Sì, secondo questo sondaggio portato avanti da YouGov, la recente acquisizione di Activision da parte di Microsoft potrebbe nettamente cambiare le carte in tavola per quanto riguarda l'appetibilità del Game Pass sull'utenza occidentale. Su un campione di 1200 soggetti americani e 1200 inglesi, i dati parlano chiaro. Un nome di richiamo come Call of Duty spingerebbe in molti a valutare l'iscrizione al Game Pass, così come in America, tra i giocatori Nintendo e Sony, ben il 46% di questi sarebbe incline a abbonarsi al Game Pass in seguito all'aggiunta dei titoli Activision all'interno del pass. Nel Regno Unito le percentuali sono sensibilmente più basse e ovviamente si parla di stime fatte su piccoli campioni e quindi approssimative, però vi invito a leggere tutti i risultati dello studio perché è chiaro come le mosse di Microsoft siano mirate a ottenere determinati risultati e direi che a forza di sganciare miliardi e miliardi di dollari la gente inizia a rendersi conto che il Game Pass è un'offerta abbastanza interessante. Poracci, voi cosa ne pensate? L'acquisizione di Activision sarà la spinta finale per il Game Pass di Microsoft?
quanto crescerà secondo voi il servizio nei prossimi anni? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Max, Michele Payne, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!